Roma, San Paolo, via in massa. Sono i rotellisti di tutta Italia. Hanno aggredito i 25 chilometri dell'autostrada di Ostia in questa 13ª edizione della loro maggior corsa alla conquista del campionato nazionale di gran fondo. Ottimo anche il fondo stradale che sopporta questo appassionato pestaggio. In cima alla salita di Acilia il traguardo della montagna sarà di Ernesto Gazzaniga. Con paletti da capistazione i giudici di gara tengono indietro i veicoli. Largo ai rotellisti. Eccoli trafelati alla meta. Vincitore Mario Rossi che, munito di forti lenti, ha ingrandito la velocità. Pare niente andare a rotelle, pure due campioni vengono raccolti col cucchiaino. Si rianimano col limone, pattinatori all'ostrica. Ma un geniale coraggioso scansafatica ha trovato un sistema per evitare il collasso. Pattini a reazione. Acceso il razzo, uno strepito, una nuvoletta, lo scaraventano al folle volo. Velocità implacabile, velocità da primato. Occhi sbarrati, mascelle tese, fissa i chilometri come un destino. Campione si era scordato dei freni. Ora fuma di rabbia in fondo al mare.